Ebbrezza. Stupore. Nomadismo. Movimento. Vita. 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 L'apertura è al Museo Archeologico Nazionale il 5 maggio, il gran finale invece è uno spettacolo emozionante di danza verticale sulla facciata di Palazzo San Giacomo. Tra il 5 e il 26 maggio saremo presenti in tantissimi luoghi della città, a Chiaia, così come a Salita Pontecorvo, perché entreremo a scoprire le attività dello Scugnizzo Liberato, quindi all'ex carcere Filangieri, e tante altre. Seguiteci tra un poco perché saranno tutti online i programmi. Compie 10 anni Wine in the City, l'evento enogastronomico a diffusione cittadina che per primo ha portato il vino e i sommelier oltre i luoghi soliti, contaminando ambienti ed ingegni in una grande festa mobile. Per 3 settimane nel mese di maggio occuperà Napoli con vernissage, performance, aperitivi in boutique, cene nomadi in case private e teatro in spazi non convenzionali, offrendo itinerari urbani insoliti, azioni d'arte, musica e design all'insegna dell'ebbrezza creativa. Sono oltre 100 le cantine coinvolte ed altrettanti i siti pubblici e privati, un'azione collettiva che promette di attrarre un numero sempre maggiore di napoletani e turisti. Quest'anno c'è stato anche una forte collaborazione col Comune di Napoli, al di là del patrocinio, anche 2 dei tanti eventi così belli che vengono fatti li faremo insieme, uno la Banca del Vino di Slow Food nel complesso di San Domenico Maggiore e poi la chiusura dell'evento che è una grande sorpresa di creatività della nostra città proprio sulla facciata del Comune di Napoli a Palazzo San Giacomo. E questo evento che coinvolge davvero tantissimi operatori della nostra città è importante per il Made in Naples, per l'immagine di Napoli, per l'economia della nostra città e per la partecipazione sempre di maggiori luoghi alla riscoperta di Napoli e nell'offrire le qualità e le eccellenze dei nostri territori. Ho molto apprezzato che ci sono anche delle novità quest'anno nel programma e quindi sto qua a dimostrare come l'amministrazione comunale di Napoli considera assolutamente importante questo decennale. Anche ieri, presentando alla città gli stati generali del turismo, ci sono le migliori condizioni per fare un ulteriore record. Ormai in questi anni, da quando amministriamo Napoli, il livello turistico è stato eccellente che non era mai stato raggiunto a Napoli. Adesso a noi tutti tocca consolidare, migliorare, rendere la città sempre più efficiente, con servizi sempre migliori, ma il brand Napoli comincia a attirare sempre di più. Noi siamo davvero soddisfatti perché Napoli è una meta che viene scelta. Essere scelti quando ormai il turismo è uno dei principali business mondiali e comincia a essere in vetta a livello mondiale vuol dire che di Napoli si sta parlando bene e non solo quando accade qualcosa di male. Quindi questo è un fatto davvero importante per la nostra città e c'è tutto l'orgoglio napoletano dietro a tutto questo. L'ebbrezza sia con tutti voi.